Motore, azione! Benvenuti in questo nuovo format graditissimo da tutti voi. Partite su FIFA 23 come nella vita reale. Proporremo oggi Milan versus Monza, che pochi giorni fa si è concluso con la vittoria del Milan 4-1. Riprodurremo tutti gli eventi qua sulla nostra PlayStation con FIFA 23. E a proposito del Milan, sono arrivate proprio oggi le nostre due nuove fantastiche speciali magliette del Milan che abbiamo ordinato pochi giorni fa sul sito www.calcio2022it.com. guardate questo breve spot, ci vediamo tra poco con le formazioni. Benvenuti signori in questa magica atmosfera dello stadio San Siro. Guardate qui che cos'ho: magliette di calcio ordinate pochi giorni fa sul sito www.calcio2022it.com, arrivate puntuali come sempre. Oggi ve ne faccio vedere due del Milan. Questa è la mia preferita, guardate che bel design che ha, su un tessuto morbido e traspirante, veramente di alta qualità. E che ne dite di questa? Speciale, vero? Stupenda! Sul sito www.calcio2022it.com trovi sicuramente la maglia della tua squadra preferita. Ci sono proprio tutte le maglie del mondo. Paris Saint-Germain, Barcellona, Napoli, Juventus, Inter. E con il codice sconto CRICRI potete ottenere una riduzione del 10% sul prezzo. Approfitta delle offerte della settimana. Ottieni una maglia gratuita se ordini 3 articoli. Ottieni 2 maglie gratuite se ordini 5 articoli. Cosa aspetti? Scegli le tue maglie di calcio preferite sul sito www.calcio2022it.com. Trovi il link in descrizione. Adesso la formazione è questa: Magnano, Tomori, lasciamo stare, Hernandez, Dest, Pobega, Belaser, Messias, Rebic, Brahim e Origi. Mentre il Monza, la formazione iniziale vede Di Gregorio in porta, difesa Caldiroli, Mari, Antov, Sensi, Barberi, Ciurria, Calusso, Augusto in centrocampo e in attacco Caprari, Mota e Pessina. Entriamo subito in partita. Pochi minuti per creare tutti gli eventi, Cri. Quindi non perdiamo tempo, andiamo subito alle azioni salienti. Primo evento, al 16° del primo tempo, gol di Brian Diaz. Ma non ce l'ho Diaz. Brahim Diaz. Ah, Brahim, allora. Siamo a San Siro. Ed è proprio Brahim Diaz a fare il primo gol al 16°. Mi raccomando, se creiamo tutti gli eventi, Christian, avrai superato questa challenge partite su FIFA 23 come nella vita reale e vincerai la bellezza di 200 euro. Quiz, chi è quel giocatore? Scrivetelo nei commenti, lasciate un like se pensate di avere indovinato. Aspettate un attimo, ma se il capitano è sempre dietro il portiere e il portiere è davanti al capitano, se il portiere è il capitano, dove sta? Non ho capito niente, comunque chi abbia capito metta un commento nel commenti. Cristian, hai poco tempo, devi fare gol con Brahim Diaz, che è lui! E sbagli perché il mio portiere esce. Ancora il mio portiere esce e salva tutto. Allora abbiamo Teo Hernandez che sta cercando Brahim. Brahim è lui? Potresti tirare dalla lunga distanza? E niente! Ancora il mio portiere salva. Siamo già al nono. Dovresti riuscire a fare il gol non con Rebic. Entro il 16°. Questo è Messia? E questo chi è? Era Hernandez, meno male che ha fatto gol, se no la challenge era rovinata. Vai con Diaz, Teo Hernandez. Non lo trovo! Dovrebbe essere lui. Ma io che ne so chi è. Brahim, è lui. Sì, ho imparato come si fa il tiro di potenza. Adesso ti faccio i tiri di potenza. Dai, Cri, che siamo già al 17°. E fai questo tiro di potenza, dai, ti do la palla. Ponega, Brahim.
Attenzione perché questa può essere l'azione che gol! Secondo evento importante è la munizione di Origi del Milan. Quindi con Origi mi devi fare un bel fallaccio. Origi è l'attaccante. Ecco Origi che fa un fallo. Però non è giallo, quindi devi rifare. Dai, vai, vai, fagli il fallo. Questo è un bel fallo. Ma che arbitro abbiamo? Che arbitro abbiamo che non segna i falli? Vai! Cerca di farmi fallo. Ok. Chiamo il fallo, chiamalo. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Dai, fammi fallo con Origi. Vai, via dietro, da dietro. Ma come mai? Dai! E vai! Ma ti rompe i piedi! Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Oh, era ora! Ma che arbitro! Ceccato! Cioè, l'avrei rotto due volte l'osso del collo! Ci fa un così! Cioè, guarda! Veramente, Cri, veramente, dai! Allora, prossimo evento, altro gol di Diaz, Brahim Diaz. Vai, veloce, perché il tempo sta scorrendo velocissimo. Dai, dov'è Diaz? Quello è Brahim Diaz. Vai di potenza, vai di potenza! Pum! In faccia al portiere, riprova! Oh! No! Ok, ok, cerca di rifare. Prova! Sì! Oh, no! Rifare, ripetere! Vediamo se questo è il tiro giusto. Niente! Sì, giusto. Allora, nuovo evento importante. Gol di Origi. Si mette bene sulla linea. Ok, Diaz prende la palla, la passa per Origi. Origi si avvicina alla porta. Tenebroso, tira. No! Niente, viene fermato sul più bello. Ragazzi, riuscirà Origi a segnare e fare il terzo gol per il Milan? A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che... Allora, adesso andiamo a fare il secondo tempo e dobbiamo essere più veloci del vento. Esatto, comunque siamo in perfetto cronismo, siamo sintonizzati perché Origi ha segnato al 65esimo del secondo tempo, quindi siamo regolari. Sei messo bene per finire la challenge, Cri. Parte il secondo tempo. Origi si avvicina alla porta, dribbla tutti. È vicino. C'è. No! No, non si può. Calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore! Attenzione! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Però non c'è con Origi devi farlo. Però aspetta, nella vita reale non c'è stato un calcio di rigore. Io sapevo un trucco. Vabbè, io cerco di pararlo perché nella vita reale il calcio di rigore non c'è stato. No, l'ho fatto male. Olè! L'ho fatto male, lo sapevo! Aspetta, riproviamo perché io so un trucco. Mi sa che lo devo mandare al massimo. Allora, innanzitutto faccio così. Non deve essere rosso. No, ho sbagliato! Ancora poco! No! Perfetto! Oh. No, ma com'era allora? Ho visto un TikTok dove era proprio così! Allora, magari proviamo a fare così. No! Ho sbagliato! L'errore! Il cerchio deve rimanere verde piccolo, non rosso! Insomma, io lo premo, però poi diventa subito rosso. Oh mamma mia, adesso è verdissimo. Eh sì, però! Le capisci tutte. No! Ecco, ce l'ho fatta! Perfetto, andiamo al prossimo. Prossimo gol. Prossimo evento c'è un'ammonizione. Bondo del Monza viene ammonito al 72esimo con un cartellino giallo. Ma Bondo, ma chi è Bondo? Ma prima c'è il gol di Ranocchia. Ah, è vero, c'è prima il gol di Ranocchia. Allora. Che? E Ranocchia però non ce l'ho, ma io non ho neanche Bondo, ragazzi. Ranocchia in allora, Ranocchia
So che è entrato al posto di Barberis. E Bondo non so, ci pensiamo dopo. Ma magari c'era sotto. Bondo? No. No, cavolo, ho dimenticato di mettere Bondo in partita. Vabbè, salteremo quell'evento, ragazzi. Che ci devo fare? Ah, intanto aspetta, vedo che il prossimo gol sarà Leao, quindi mi metto Leao. Esatto, Leao al posto di Origi. Però faccio prima, metto anche Giroud. No, Giroud non c'è entrato. Ma lo so, ma mi devo mettere una punta in attacco che è bello carico per correre. E poi mi metto anche Bakayoko qua, poi me lo metto qua, perché devo farlo correre a Leao, che Leao poi entra e fa un gol. Ok, ottima strategia. Adesso c'è Ranocchia che deve fare il suo gol. Però Ranocchia è ancora in panchina, quindi tiriamo fuori la palla. Barberis esce, entra Ranocchia. No, l'avevi. Questo qui è Ciurria. È quello lì sopra. Ecco quello. Questo è Ranocchia, vediamo se riesce a arrivare. No, ma cosa fa Leao? Senti, tu devi far gol dopo. Lasciami fare gol prima a me, ok? Va bene. Io sono fermo. Mettiamoci d'accordo. Io sono fermo. No, ma fai finta di gareggiare, fai finta di competere un po', altrimenti ho perso Ranocchia, l'ho perso. Ditemi dov'è Ranocchia, dai, che il tempo sta passando veloce. Ho perso Ranocchia. Questo è Caprari. Quello in mezzo, mi sa. Questo è Motta. No, Motta. Magnan, togliti dalle balle. Ecco, questo è Ranocchia, mi sa. Questo qua. No, l'hai tolto. Aspetta, questo è Ranocchia. Ok, questo è Ranocchia, non devi togliergli la palla. Cioè, non devi passarla. Ok, Ranocchia. Aspetta, io so fare un tiro di potenza, però ti togli. Non sto togliendo. Boom! Ah, oh, mannaggia! Lo faccio così. Boom! Ah! Tieni, tieni! Ranocchia! No, Ranocchia! Ok. Tiro di potenza di Ranocchia! Ma c'è sempre uno in mezzo. No, 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 vabbè, 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 me la prendo, me la prendo, me la prendo. Ok. E quello lì in mezzo. Pum! Ma no! si comporta proprio come una rana. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul Dai, abbiamo ancora un mucchio di tempo, hai visto com'era? Faceva così. Ecco, sei questo qua. Ranocchia. Vai! Perché non esci col portiere? Io faccio un tiro da qua. Fatto! Vado! Pum! Niente, non riesce Ranocchia a entrare questa porta. Niente, Ranocchia non ce la fa. Qua. Faccio un tiro a giro. Uscire. Ok, l'ho fatto uscire. Pum! E ci si mette Tomori. No, no, guarda, tieni. No, aspetta. È punizione! Puoi fare gol con Ranocchia. Pum! Oh! Era troppo, non c'era potenza. Ah, non c'è potenza. Aspetta, voglio provare a fare il coccodrillo intanto. Ah, io mi devo mettere... Devi mettere dietro per fare il coccodrillo. Fai il coccodrillo? No, non me lo fa. Adesso magari... Ah, ecco! Ecco! Ah, mamma mia, che tiro! No, ma io non le so segnare le punizioni. E basta che lo fai basso, pieno di potenza. Non troppa potenza. Ecco, fai così. Questo c'è poca potenza. Oh, dov'è? No, è questo? Ranocchia! No, questo è Caprari. Dietro! Pessina! È quello! Palla in zona pericolosa. Ok. No, questo è Sensi. Questo è Ranocchia. Lo faccio uscire! Vado di potenza! Pum! Sì, Ranocchia, dopo 3.840 milioni di tentativi, riesce a segnare. E ora, per vincere la challenge, caro Cristian, dovrai concludere in bellezza con il gol di Leao. È facile, è facile. Allora, vediamo, io ti voglio rendere la cosa un po' difficile e voglio fare un po' di pressing sulla tua squadra e vedere se riesci lo stesso. Era tutto calcolato. Dove è Leao? È Ma quello? Non c'è Leao. Ancora, Ranocchia. Tomori. E adesso parte! Leao! Coltello! Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Hai solo 3 minuti! 3 minuti! Devi riuscire a fare gol. Siamo all'87esimo, il tempo scorre velocissimo. Perché tiri con Leao? Leao deve essere là per far gol. Lo so, adesso lo cambio. Mettiamo qua,
tira il fetto, lo abbassiamo. Adesso mettiamo più o meno su lì. Occhio al tiro della bandierina. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Oh no. Dove le ha? È questo? C'è il pressing. Dai. 180 secondi, questo è Ibrahim. Del recupero. Questo è Leao. Vai con Leao. No! Ultimi tentativi per superare la challenge. Ragazzi, veramente, veramente siamo molto tesi, molto ansiosi. 91esimo. No! Torna indietro. Siamo già in pieno recupero. Non so quante volte ci potrà far rifare. È finita. Quanto ci fa rifare? Non ce lo fa più rifare se è finita. Perisce il match, no, sconfitta, ragazzi. Ma metti il 92. Ci hanno provato. Oggi però hanno sbattuto contro una squadra. Ma erano ragazzi, 3 minuti. Risultato che non no, per me l'ho vinta. Per me l'hai vinta. Ciao. No, no, per me è vinta. 200, non posso darti 200 per euro. Per me è vinta. Vado a prendermi 200 no, euro. No, no, non ciao. Può. No, ciao. Non può. No, non puoi prendere 200 euro. Hai perso, vero ragazzi? Che ha perso. Non posso dargli 200 euro. Ciao, alla prossima volta vi faremo sapere com'è andata. Ciao, ciao.